Una delle prime questioni di cui il nuovo governo Movimento 5 Stelle Lega dovrà occuparsi al più presto è la sanità calabrese, ormai da 8 anni soggetta ad una sciagura chiamata commissariamento. È quanto afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Gli ultimi servizi giornalistici dedicati alla sanità regionale, aggiunge Mangialavori, dimostrano ancora una volta la gravità della situazione che interessa l'intero comparto. Il commissariamento, dopo 8 lunghi anni, ha ampiamente fallito la sua missione, quella calabrese è una sanità da terzo mondo. Si è tenuto nella sala oro della città della regionale a Catanzaro il convegno dal titolo Olivicoltura calabrese, quali opportunità per il rilancio della filiera, con il quale è stato presentato anche il premio Verga di Cotronei, riservato agli oli extravergine di oliva di qualità del Mediterraneo. Per la sesta edizione del consorzio promosso da Comune di Cotronei, Regione, l'informatore agrario, ARSAC e Camera di Commercio di Crotone, sono stati registrati numeri eccezionali. Circa 200 gli oli iscritti provenienti non solo dalla Calabria ma anche da Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia, che sono stati oggetto di panel test certificati MIPAF e che venerdì prossimo a Cotronei concorreranno per le categorie fruttato leggero, fruttato medio, fruttato intenso, miglior packaging e miglior olio certificato. Sicuramente l'eccellenza in Calabria è l'olivicoltura, per cui la seconda regione in termini di capacità produttive d'Italia. Tra l'altro abbiamo proprio su questo spirito e con questo principio fatto una scelta qualche anno fa, che è quello di dire: vediamo se mettiamo in concorrenza le imprese finalizzate al miglioramento delle qualità per poter reggere meglio il mercato. È stato questo l'inizio dell'esperienza del premio Verga. Questo percorso sta avendo una crescita enorme. Da una scelta territoriale, da un numero di imprese limitate dal nostro territorio, oggi è diventato uno dei più importanti premi di rilevanza meridionale. Da dimensione locale e provinciale è divenuto ormai un evento a carattere meridionale, interregionale, coinvolgendo Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, anche la Sardegna. Saranno tutti presenti i produttori a Cotronei il 25 maggio. Sì, saranno tutti presenti perché verranno chiamati tutti i partecipanti che hanno concorso a questo premio Verga, e il 25 alle ore 17 ci saranno le premiazioni che abbiamo già fatto. Oggi stanno facendo un ottimo lavoro. Sì, lei dice bene, siamo la seconda regione produttrice, il premio Caverna è la sesta edizione, è cresciuto tanto in questi anni, questa volta hanno avuto di fare di più, quindi con la collaborazione anche della regione sono venuti a tutte le regioni meridionali, sono presenti oltre 200 oli, quindi questi sono i presupposti per dire che il nostro olio c'è, c'è attenzione per la nostra Calabria. Su questo settore noi ci stiamo lavorando come regione. Si diceva durante il convegno odierno, se la Calabria non inizia a fare uno sforzo sul segmento della qualità, chiaramente la filiera non può essere rilanciata totalmente, d'accordo? Sì, sono d'accordo. La regione Calabria, in termini di quantità, si diceva prima in convegno, è la seconda regione come produzione in Italia. Stiamo facendo degli sforzi importanti per innalzare anche i livelli di qualità. ARSAC soprattutto sta investendo molto in termini di ricerca e di sperimentazione, a partire dalle tecniche di coltivazione, alle produzioni in frantoio e delle attività di divulgazione, quindi di diffusione anche, diciamo, del prodotto finale. I sindaci vietino il transito dei tir sulla strada statale 106 sino a quando l'ANAS non garantirà interventi, a chiederlo il vicepresidente nazionale del Codacons, Francesco Di Lieto. Siamo pronti, spiega in una nota, Di Lieto a chiedere la collaborazione dei sindaci affinché dispongano il divieto nel loro territorio fino a quando ANAS non fornirà adeguate garanzie. Circa l'adeguamento ed il miglioramento delle infrastrutture viarie, tenendo conto anche della mappa dei rischi che minacciano i calabresi. Ma i lavoratori oggi si sono riuniti per una preoccupazione che va avanti da tempo e sta aumentando nel tempo per la diminuzione dell'operatività di questa compagnia in questo aeroporto. Ultimo, la cancellazione del volo per Torino e la sostituzione dell'Alitalia con un'altra compagnia che si chiama Blue Air, che già faceva Lamezia Torino. Il nostro timore è che il disimpegno giorno dopo giorno di questa compagnia evidentemente si ripercuota sul nostro lavoro. Una nostra penalizzazione e un disimpegno della compagnia
da questo aeroporto significa un peggioramento di questo aeroporto. E un peggioramento vuol dire una diminuzione della possibilità per i reggini di poter volare decentemente. La situazione a livello generale purtroppo è abbastanza critica in questa fase. E non possiamo sicuramente mettere in discussione quelle che sono le strategie commerciali di Alitalia, della compagnia per la quale lavoriamo. L'unica cosa che noi possiamo dire ad Alitalia è che siamo fortemente preoccupati per il nostro futuro, perché è da parecchi mesi che vediamo appunto soltanto una diminuzione dell'attività volativa e una programmazione sempre più a breve termine. Questo ovviamente non ci fa dormire sonni tranquilli, perché noi qui lavoriamo in autoproduzione, quindi noi esistiamo fin tanto che esistono i voli all'Italia. Non si sta lavorando in senso diverso, né per una cessione di ramo d'azienda né per qualsiasi altra ipotesi che possa garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Eultrasporti starà accanto ai lavoratori nel solito modo, ossia prendendo coscienza delle problematiche attuali ed affrontando, riaccompagnando ogni tipo di processo che possa portare alla stabilizzazione definitiva di una situazione molto precaria che è quella di Alitalia, che ancora ad oggi con la riduzione dell'offerta commerciale ha mostrato disinteresse verso un'aerostazione che avrebbe il diritto comunque di avere un servizio di qualità come quello offerto da Alitalia. La cittadella regionale nella piazza etica della Calabria contadina ha ospitato l'iniziativa organizzata da Coldiretti e Ambi per celebrare la giornata mondiale della biodiversità. Tra le regioni d'Italia più ricche, la Calabria ha un grande tesoro da valorizzare e tutelare. Siamo la regione che, in quanto a biodiversità, è la regione più avanzata d'Italia, la più ricca d'Italia, e non solo per quanto riguarda la presenza e la ricchezza di biodiversità, data la condizione proprio orografica della nostra regione, climatica della nostra regione. Noi siamo una regione che ha la piana, ma anche la montagna, la collina, e quindi questa condizione particolare, peculiare, ha fatto esprimere naturalmente, diciamo, una biodiversità che va tutelata, va valorizzata. Ma siamo la regione che, per quanto riguarda gli investimenti in direzione delle produzioni biologiche, è la prima d'Italia. Quindi in questa direzione noi ci stiamo muovendo, dobbiamo muoverci, e anzi aggiungo, la presenza di Vandana Shiva non è la prima volta che è qui, perché è stata nostra ospite altre volte, è stata nostra ospite d'onore nel padiglione della Calabria all'Expo, e appunto sottolinea questa scelta e questa vocazione della Calabria. Tra i principali temi al centro dell'incontro, biodiversità, acqua e cibo. Il 2018, proclamato dai Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo, anno del cibo italiano nel mondo, rappresenta un momento importante per focalizzare l'attenzione sulle strategie per potenziare le ricchezze della Calabria. La nostra strategia negli anni si è consolidata su un punto di forza, come diceva lei, biodiversità, quindi un paniere sempre più ampio di prodotti da offrire al consumatore mondiale, potremmo dire, questo legame forte al territorio, perché la manualità, le tipicità, diciamo, che vengono dal microclima, da aspetti ambientali, come dire, fanno sì che ogni prodotto è diverso anche dove viene coltivato. Terzo elemento, la sostenibilità. Sostenibilità per noi significa, per esempio, residui zero di pesticidi sul cibo, quindi sui prodotti agricoli, fare in modo, insomma, che ci sia sempre di più un prodotto biologico vero e certificato, fare in modo che manualità, genetica, legame al territorio possa essere facilmente identificato dal consumatore, e quindi l'altra battaglia, l'etichettatura. Questi sono, diciamo, i capisaldi su cui abbiamo basato la nostra strategia di competitività, ma anche di questa alleanza forte col consumatore, perché riteniamo che nel mondo siano tutti di più sempre interessati a mangiare bene e avere un prodotto salubre. Ospite dell'evento Vandana Shiva, scienziata e ambientalista universalmente riconosciuta per le battaglie ecologiche. Il suo credo nell'era della globalizzazione è la difesa della biodiversità, che porta avanti scrivendo libri e lottando contro le fake news sui temi ambientali ed alimentari. My meaning is very clear. Il significato del suo libro è praticamente quello di diffondere il vero significato della biodiversità e soprattutto mettere in luce quelle che sono le fake news, quello che è il sistema falso in cui si fonda appunto oggi il sistema agroalimentare, quello che comunque mette alla base i pesticidi o comunque GMO.
che sta comunque causando la maggior parte delle malattie oggi nel mondo. Quasi il 70% di malattie nel mondo oggi è causato appunto da questo sistema agroalimentare che è, diciamo, basato sulla chimica. La scrittrice domani incontrerà gli studenti catanzaresi e presenterà il suo nuovo libro in occasione dell'incontro in programma nell'ambito del progetto Gutenberg. Antonio Catani è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia, lo ha eletto il Consiglio Camerale convocato per procedere al rinnovo della carica. Catani ha 48 anni, terza generazione di una famiglia storica di noti commercianti di Vibo, vicepresidente di Confcommercio Provinciale e componente del Comitato di Presidenza Interprovinciale di Confcommercio Calabria Centrale, era il vicepresidente reggente dell'ente camerale vibonese. Un cammino della memoria, un lungo percorso per ricordare chi attraverso la propria azione e il proprio lavoro per il nostro paese è rimasto vittima della mafia, del terrorismo o di ogni altra forma di criminalità. È il Memorial Day, organizzato dal SAP, il sindacato autonomo della polizia, a Lamezia. Questa mattina si è celebrato il ricordo dei compianti Caligiuri ed Aversa, entrambi originari proprio della città della Piana. Una giornata importante dunque, che esalta i concetti di legalità e giustizia. Ieri anche il capo della polizia a Milano, ricordando la morte del commissario Calabresi, ha avuto modo di riflettere proprio su queste cose e sull'importanza ancora oggi per chi lavora, fa questo lavoro difficile, in un ambiente difficile poi in particolare come quello della Calabria, è importante avere presente queste figure di riferimento che ci danno forza ed è importante anche per noi capire di non lasciare solo chi invece sta facendo un certo percorso, un certo cammino di legalità in un momento difficile. Presenti alle celebrazioni anche i familiari di Aversa e Caligiuri e una nutrita squadra di ciclisti a simboleggiare il lungo percorso che condurrà fino a Monte Sant'Angelo nel Gargano, presso il santuario di San Michele Arcangelo, patrono della polizia. Noi sono oltre dal 93 che facciamo questo evento, Memorial Day. Abbiamo iniziato quando, purtroppo dopo le stragi di Capaci. E infatti questo percorso inizia da Palermo, da Capaci, e giunge poi il culmine a Monte Sant'Angelo, dove c'è il santuario di San Michele Arcangelo. I militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del locale tribunale, con il quale è stata disposta nei confronti del medico Francesco Cellini l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di rapporti finanziari e bancari per un importo pari a circa 6 milioni di euro. Il provvedimento segue il sequestro finalizzato alla successiva confisca del patrimonio societario immobiliare nel Regino e da Roma riconducibile a Cellini e dal suo nucleo familiare effettuato nel marzo scorso per un valore stimato in circa 19 milioni di euro. I provvedimenti hanno origine dall'operazione Sansone conclusasi nel 2016 con l'esecuzione di provvedimenti restrittivi personali, cautelari e reali nei confronti di 53 presunti affiliati alle cosche di 'Ndrangheta, Condello di Reggio Calabria e Zito Bertu, Caimerti, Buda di Villa San Giovanni. Lo sgombero della caserma Duca d'Aosta è stato programmato e sostenuto dal Demanio e dalla Prefettura di Reggio Calabria, nonché dalle forze di polizia, e tutti insieme abbiamo programmato questo intervento che speriamo si possa concludere nell'ambito della giornata per ridare dignità alle persone che si trovavano in queste zone fatiscenti, per cercare di rimediare una zona abbandonata della città che ha portato degrado ed altre problematiche varie. Quali saranno sono le possibilità che sono state date agli abitanti di questo posto? Allora, in questa zona vertevano dei bulgari, dei rumeni e altre persone senza tetto, non residenti, che sono andati via principalmente volontariamente. Inoltre ci sono dei cittadini italiani, reggini, che abbiamo cercato di collocare in alcuni appartamenti che erano in nostro possesso nell'immediatezza e anche supportati dal servizio di politiche sociali. E inoltre c'erano tre sottoposti agli arresti domiciliari che concordemente con le forze di polizia e con la procura di Reggio Calabria abbiamo indirizzato verso delle postazioni che sono state condivise.
La lotta al fenomeno dell'abusivismo commerciale prosegue senza sosta. Con l'obiettivo di ripristinare la legalità all'interno del mercato di Piazza del Popolo, gli uomini del Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria e della Polizia Giudiziaria hanno proceduto ad effettuare numerosi controlli nell'area interessata. Dai controlli effettuati è emerso che due venditori esercitavano attività di commercio con autorizzazione amministrativa già revocata da parte del settore sviluppo economico. Alla vista degli agenti, alcuni commercianti abusivi, privi di licenza, si sono dati alla fuga abbandonando sul posto la merce, che adesso verrà custodita per un anno presso il comando di polizia municipale per essere poi destinata ad istituti o enti di beneficenza operanti sul territorio comunale. Nel corso dei controlli si è proceduto inoltre a sanzionare tre venditori ambulanti sprovvisti di autorizzazione amministrativa. Gli agenti hanno poi provveduto al relativo sequestro di prodotti ortofrutticoli contenuti in 26 cassette. Le sanzioni complessive ammontano a circa 30.000 euro. Al termine delle operazioni, l'intera area interessata è stata liberata dai venditori abusivi. Stessa sorte è toccata per il marciapiede perimetrale della via 25 Luglio e di viale Amendola. E il personale assicurerà anche per il futuro nuovi controlli a Piazza del Popolo al fine di combattere una volta per tutte il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Rocca Imperiale entra nella rete dei borghi più belli d'Italia, un circuito d'eccellenza che premia non solo il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, ma anche l'impegno dell'intera comunità che ha saputo salvaguardare il patrimonio materiale ed immateriale del suo territorio. La visibilità di questo comune attraverso la rete di visibilità della nostra associazione sarà sicuramente esponenziale rispetto alla visibilità che un comune da solo avrebbe potuto avere. È una vittoria di una collettività e questo è indiscusso, ma fondamentalmente noi quello che vogliamo trasmettere e che vogliamo che si realizzi è la cultura della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione di un patrimonio che altrimenti andrebbe disperso. In Calabria solo 18 comuni vantano il prestigioso riconoscimento ed è emblematico che tra questi ci sia proprio Rocca Imperiale, un comune conosciuto fino ad alcuni anni fa solo per il suo comparto agricolo e che oggi si sta imponendo sempre con più forza nei mercati turistici internazionali. Il risultato di Rocca Imperiale, porta d'ingresso privilegiata della Calabria, è un riconoscimento ed un orgoglio per tutta la regione. Penso che questo sia, come dire, l'ulteriore tassello di cui la Calabria si dota, perché il ragionamento che stiamo facendo da anni, dopo il nostro lungomare, la bellezza del nostro lungomare racconta dei segni della Magna Grecia che sono evidenti, adesso il borgo con i suoi segni medievali, quindi racconta un'altra storia, quindi le tante storie che noi siamo riusciti a mettere insieme in una sorta di collage che stanno rendendo sempre più bella la nostra Calabria. Questa è anche l'occasione per dire, per riaffermare la bellezza del nostro castello e l'importanza di un sostegno forte per recuperarlo definitivamente e metterlo a servizio in rete e soprattutto darlo alle nuove generazioni, perché tante volte si cerca altrove, però noi stiamo dimostrando come tanti giovani che si sono messi in rete, che hanno realizzato associazioni, possono continuare a stare nel loro posto, nei loro paesi che tanto amano. Comandante, oggi è una festa, però è un evento importante per il corpo e per la città. Sì, veramente oggi festeggiamo il trentennale dell'istituzione del 12° reparto mobile di Reggio, che devo dire è molto amato presso questa città. Io è da pochi mesi che dirigo questo reparto, ma devo dire che è veramente un onore condurre questi uomini che sono veramente molto, molto professionisti, professionali per quanto riguarda il loro lavoro. Si dice che con la pioggia si debba essere fortunati, quindi speriamo che questo trentennale che ci ha con la pioggia e con questo tempo che ci ha bagnato, insomma, ci possa portare ancora fortuna e ancora la possibilità di poter servire lo Stato nel migliore dei modi.
Forse il reparto mobile è uno di quei corpi che non è tanto conosciuto dalla cittadinanza, però è quello che scende sempre in strada, che comunque è un corpo che è sempre in prima linea. Sì, in effetti molte volte ancora magari la figura dei reparti mobili è collegata alle manifestazioni, alle eventuali cariche che vengono fatte, quindi è tutela dell'ordine pubblico, ma il reparto non è solo questo, è impegnato in tutte le attività proprie della Polizia di Stato, nel soccorso pubblico, è sempre più vicino alla gente, sempre più vicino a quelle che sono le problematiche dei cittadini e sempre più anche, soprattutto in questo periodo di contrasto dell'immigrazione clandestina, e in aiuto, lo vediamo tutti i giorni quotidianamente con le televisioni, per quanto riguarda l'aiuto soprattutto dei profughi, e sono veramente impegnati ormai su tutti i campi e su tutto il territorio nazionale. Il processo di promozione e valorizzazione degli storici quartieri del centro di Catanzaro legati all'antica arte della seta sta proseguendo grazie alla realizzazione del laboratorio itinerante Trame di Seta, curato dall'Associazione Cultura Attiva con il supporto della cooperativa L'Isola che non c'è. L'attenzione dedicata quest'anno da Save the Children alla necessità di restituire ai bambini la fruibilità dei luoghi cittadini e al contrasto della povertà educativa ha spinto Cultura Attiva e L'Isola che non c'è a partecipare alla campagna Illuminiamo il futuro 2018, le cui finalità si legano a quelle del laboratorio Trame di Seta. Esso si svolge con il patrocinio del Comune di Catanzaro, con la collaborazione del Centro Calabrese di Solidarietà ed il supporto dell'emittente televisiva regionale RTC Telecalabria, già da 3 anni favorisce l'arrivo in città di centinaia di studenti da ogni parte della regione. La Procura della Repubblica ha dissequestrato l'appartamento nel quartiere Lido di Catanzaro, dove mercoledì si è verificato il crollo di un balcone che ha causato il ferimento di 5 persone. Il provvedimento è stato preso dal PM titolare del fascicolo Giulia Tramonti, su istanza dell'avvocato Antonio Lomonaco, che assiste Gabriele Muzzi e Bruno Marcello, titolari dello studio commerciale dove è avvenuto l'incidente e parte lesa nella vicenda. Secondo quanto si è appreso già nelle prime ore, il legale depositerà una denuncia per verificare eventuali responsabilità nel crollo e per garantire il pieno sostegno ai dipendenti coinvolti. Il fascicolo è aperto contro ignoti in attesa delle verifiche strutturali sul terrazzo caduto. Intanto migliorano le condizioni dei feriti, c'è ancora apprensione per una ragazza coinvolta nell'incidente che in queste ore viene sottoposta a un intervento chirurgico nell'ospedale pugliese di Catanzaro. 4 cuccioli di cane sono stati salvati da una squadra di cantonieri ANAS sulla 2 autostrada del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Tarsia in provincia di Cosenza. Nel corso del consueto giro di controllo lungo il tratto autostradale, i cantonieri Salvatore Palermo, Cosimo Algeri, Salvatore Pedace e Mario Pirrone hanno notato lo strano movimento di una busta di plastica chiusa e abbandonata ai margini della sede stradale. Secondo i primi accertamenti, i cuccioli chiusi nella busta sono stati lanciati dalla cavalcavia sovrastante. Da subito le condizioni generali dei piccoli animali hanno destato preoccupazione sia per il colpo subito sia per lo stress determinato dalla mancanza di ossigeno. Una volta prelevati dalla busta, i 4 cuccioli hanno ricevuto le prime assistenze dai cantonieri e successivamente sono stati affidati al canile di Villa Piana, dove sono costantemente monitorati dai veterinari per le cure necessarie. Al piccolo teatro dell'Unical, l'associazione culturale Polimnia, in collaborazione con il comune di Rende, ha organizzato il concerto finale degli allievi che hanno partecipato alla masterclass di canto lirico. I giovani talenti provenienti da tutto il sud Italia hanno avuto modo di studiare con un docente d'eccezione, il soprano Fiorenza Cedolins. L'artista di fama internazionale, durante il percorso di formazione, ha potuto constatare la passione e l'impegno degli allievi per la musica lirica. Sono molto contenta perché queste voci sono molto generose, sono belle, naturalmente i livelli di preparazione sono diversi e anche il livello di talento è diverso, ma questo non sta né al docente né al merito dell'allievo, questa è un po' la fortuna che la vita ti può dare con più o meno generosità.
termine del concerto, l'amministrazione comunale di Rende ha conferito a Fiorenza Cedolins il premio Arinta 2018. È un grande segnale, soprattutto per l'attenzione che l'amministrazione rivolge all'attività della nostra associazione, che intende valorizzare le risorse del territorio, e poi in questo ambito si inserisce un progetto più complesso che vede anche coinvolti il conservatorio, l'Università della Calabria e il coro di Reggio Calabria e l'Istituto Da Vinci, che ha recepito questa richiesta fatta dall'associazione di realizzare i costumi di Traviata, che andrà in scena domenica. Ma il risultato più bello è stato l'entusiasmo degli allievi, che sono venuti in contatto con un mondo nuovo.